25 febbraio 1923 i primi scout cattolici di Pesaro pronunciano le loro promesse in cattedrale e quest'anno, proprio il 25 febbraio, abbiamo celebrato una messa di ringraziamento sempre nella nostra cattedrale per marcare questa tappa storica. Oggi facciamo il primo passo del nostro secondo secolo di vita, cerchiamo con questo Scout Festival di guardare al futuro, immaginarci strade nuove per i nostri ragazzi, invitando tutti i pesaresi, in particolare i 15.000 che dai nostri archivi storici risultano essere stati censiti nei nostri gruppi. Ci sono 15.000 pesaresi in città che sono passati almeno per un giorno nei nostri gruppi e hanno fatto attività scout. Ci potete trovare da oggi, da venerdì 16 giugno fino a domenica 18 giugno qui al Piazza della Libertà. Abbiamo allestito un vero e proprio campo scout, come potete vedere c'è l'alzabandiera tipico della nostra, dei nostri campi estivi con gli EG, che sarebbero i ragazzi che vanno dagli 11 anni ai 16 anni. E poi ci sono le tende sopraelevate, degli angoli di squadriglia, tutte cose che potete scoprire venendoci a trovare. Vi invitiamo tutti qua alla Palla di Pomodoro per questi 3 giorni, dove i ragazzi si alterneranno in varie attività, un convegno che faremo questa sera con il Cardinale Zuppi al Parco Molaroni. E si gioca anche domani sera poi faremo un grande fuoco di bivacco, e mentre domenica chiuderemo con un grande concerto qua dopo aver giocato la mattina e il pomeriggio per le vie del centro, e vi aspettiamo tutti a festeggiare lo scautismo cattolico pesarese e i nostri 100 anni insieme. Tante sono le attività che ci sono qui alla Palla di Pomodoro e ci piace però sottolineare la nostra storia e quindi la mostra fotografica che delimita tutta l'area qui alla Palla di Pomodoro. Percorre i 10 decenni della nostra storia e vuole essere un riconoscimento delle nostre radici, ma anche uno slancio per il futuro, per le nuove generazioni. Vi aspettiamo e se portate per gli ex scout un ricordo, ci saranno anche dei gadget che potrete poi ritirare all'InfoPoint. Io consiglio anche ai ragazzi a diventare scout, anche perché è un modo per fare gruppo, imparare a stare insieme agli altri, ma soprattutto per rispettare il prossimo e anche rispettare l'ambiente. Chi fa lo scout ha sicuramente un modo, come dire, di vivere più semplice, un modo di vivere fatto sulle cose che contano davvero, ma soprattutto di rispetto nei confronti di tutto quello che ci circonda.